Un caro saluto a tutte e a tutti. Dopo la pausa estiva riprendono le puntate dell'approfondimento. Tra le altre cose, queste puntate riprendono in un momento molto particolare. Siamo, diciamo, con la formazione di un nuovo governo cosiddetto giallo-rosso. Quindi noi abbiamo intenzione di sentire l'opinione dei protagonisti, chi sta all'opposizione, chi sta al governo, i partiti, chi si renderà disponibile per dire la sua opinione in relazione a questa nuova fase politica, molto importante per il Paese, sicuramente anche densa di incognite. Tra l'altro la prima prova sarà quella della legge finanziaria, che come sappiamo è un po' un punto di svolta che dà un segno all'intera legislatura, perché abbiamo delle scadenze con l'Europa in questa particolare circostanza anche piuttosto pesanti. Pensate semplicemente alle clausole IVA da sterilizzare. Allora, come primo appuntamento, partiamo con questo venerdì 13 settembre, abbiamo con noi un graditissimo ospite al quale diamo un benvenuto, Nicola Fratoianni. Benvenuto Nicola. Grazie. In due parole, poi tu dirai ovviamente se ci sono altre note biografiche alle quali tieni particolarmente, potrai aggiungere. Nicola Fratoianni è leader di Sinistra Italiana. Primo punto, quindi un rappresentante, diciamo, della sinistra che sta in Parlamento, a sinistra del Partito Democratico, deputato del gruppo di LeU, arriva dalle fila di Rifondazione Comunista, diciamo, ai tempi dei tempi, mi pare dal 1992, se non erro. Corretto. È stato candidato anche alle ultime elezioni europee, tra l'altro il più votato della sua lista, poi sappiamo che la lista, non avendo raggiunto un numero sufficiente per entrare, chiaramente non ha consentito la sua presenza nel Parlamento a Bruxelles. Allora, partiamo subito con le domande in questa nostra mezz'ora, in modo tale da, come si dice, ravvivare un pochino la discussione. C'è questo nuovo governo, quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU. Un inedito, possiamo girarla come ci vuole. Secondo me, sicuramente Salvini qualche passo falso l'ha commesso, ma non sta a me, diciamo, commentare, sta agli ospiti dire la loro opinione. Allora c'è un punto che a me sta a cuore, credo che stia a cuore anche a te, la discontinuità. Tutti dicono, non è che dobbiamo proseguire quello che è stato appena fatto. Tu come la vedi questa discontinuità? Come la percepisci? In che cosa consiste? Ma ti ringrazio per questa domanda. Ne ho parlato anche nell'intervento che ho fatto nel corso del dibattito sulla fiducia alla Camera, ormai qualche giorno fa. Io credo innanzitutto questo. Se discontinuità diventa la parola magica del dibattito politico di queste settimane, è necessario però che tutti abbiano chiaro che se ciascuno pensa di attribuire la necessità di una discontinuità a chi gli sta di fronte, il rischio è quello che si riproduca un'infinita continuità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che serve una discontinuità rispetto al governo che abbiamo alle spalle, al governo degli ultimi 14 mesi, il governo segnato irrimediabilmente dall'egemonia della destra più regressiva, quella di Matteo Salvini e della sua Lega. Ma serve anche un'altra discontinuità. Serve una discontinuità anche rispetto ai governi di legislature passate che su alcuni punti, dal mio punto di vista, per quel che penso, molto rilevanti, hanno in qualche modo, senza banalizzare la questione, però contribuito alla crescita della destra da un lato e allo sfondamento del Movimento 5 Stelle prima ancora che la destra della Lega guadagnasse i consensi che oggi gli vengono attribuiti. Dunque bisogna immaginare la possibilità di percorrere insieme qualche strada nuova. Ci vuole intelligenza, coraggio e anche un po' di curiosità intellettuale. Bisogna saper tutti e tutte mettere in discussione qualche certezza. Quindi traduco, diciamo, dal linguaggio politico, quando parli anche di altri governi precedenti, sicuramente alludi anche a governi dei quali faceva parte preponderante il Partito Democratico. Non c'è dubbio. Penso che se appunto è necessario chiudere la stagione segnata dalla destra salviniana, per ripartire è necessario anche chiudere con quell'idea che per esempio portò al Job Act, tema che tu conosci molto bene, molto che abbiamo bene, per certi versi anche affrontato insieme nella passata legislatura.
che aveva al fondo quale idea? L'idea che la modernizzazione del paese è assolutamente necessaria, questo paese ha bisogno di essere modernizzato, passi per la riduzione dei diritti o perfino per lo scambio di diritti tra una generazione e l'altra. Ecco, bisogna resettare e immaginare che la strada da percorrere appunto sia una strada nuova. Quindi avevo capito perfettamente, anch'io te lo posso dire, sono favorevole alla discontinuità nei due sensi, discontinuità dal passato governo ma anche discontinuità dalle politiche precedenti. Tra l'altro, quando si pensa che per rendere più competitiva l'impresa si debbano diminuire i diritti dei lavoratori, non è che si fa un'opera moderna, di politica moderna, secondo me è quanto di più vecchio e superato e antico ci sia. Tra l'altro, e alla fine forse non conviene neanche più di tanto la competitività dell'impresa, esatto, diciamo la verità. Tra l'altro non ti sarà sfuggito il fatto che il Business Roundtable, che raggruppa le 200 più importanti aziende americane, i manager, i top manager di queste aziende, abbia redatto di recente un documento nel quale si dice, beh, finiamola con... È l'ora di ripensarci. Esatto, finiamola con il dogma prima gli azionisti. Certo, anche gli azionisti, prima i lavoratori, che devono star bene, essere curati, in secondo luogo i clienti, in terzo luogo l'ecosostenibilità della produzione e poi anche gli azionisti, quindi mi pare che di discontinuità ci sia assolutamente bisogno. Ma veniamo al punto, discontinuità sicuramente parte dai programmi, quindi tu che cosa vedi nell'indice di un programma che si sta delineando, qual è l'opinione di Leo, quali sono i punti sui quali voi vorreste maggiormente intervenire? Ma io credo questo, abbiamo bisogno di un governo, l'ho chiamato così, del fare ma anche del disfare. Abbiamo bisogno di un governo che disfaccia alcune leggi e soprattutto che lavori sulla cultura del paese. Uno dei danni a mio avviso più pesanti del governo, che per fortuna ha chiuso la sua esperienza ormai qualche settimana fa, ha a che fare con la cultura del paese. Questa destra così aggressiva, così violenta, perfino nel linguaggio, bada che le parole hanno sempre un peso molto importante. Quando le parole, però, le parole sono pietre, no? Sono pronunciate dal potere, dalle istituzioni, cioè da chi ha il compito, anche nel senso comune, di rappresentare l'insieme del paese, hanno un peso ancora più grande. Ecco, io credo che la violenza delle parole, del linguaggio, della cultura regressiva di questa destra abbia sulla società italiana, sulla pancia profonda, in particolare sui settori più in difficoltà come i nostri strumenti, prodotto danni incalcolabili. Dunque bisogna che questo governo riparta da qui, cambiare i toni, cambiare il linguaggio, cambiare le parole e naturalmente cambiare le leggi e gli atti che da quel linguaggio derivano. I decreti sicurezza, adesso per dirla in chiaro, io penso che vadano cancellati completamente, non hanno alcuna razionalità. Intanto partiamo, come è scritto nel programma, dal recepimento delle prescrizioni del Presidente della Repubblica, che sono profonde e che se applicate fino in fondo possono fare già molto. Ma io penso che su quel terreno bisogna proprio cambiare. E poi c'è un'altra discontinuità che è già arrivata nel programma, ne sono contento, e che ha a che fare non con ciò che si è fatto ma con ciò che si prometteva. Il governo di Salvini, perché di questo si tratta, annunciava come pilastro della prossima manovra economica la flat tax. C'è un'idea di intervento sulla leva fiscale che è il contrario di quello non solo che sta scritto in Costituzione ma di cui abbiamo bisogno. L'Italia è un paese ammalato di diseguaglianza. Immaginare che la principale mossa sul piano fiscale sia una norma che rende le tasse uguali per tutti vuol dire aumentare in modo insopportabile la diseguaglianza. Dunque, un programma, come è stato indicato dal Presidente Conte anche nel suo discorso programmatico alla Camera, che abbia nell'intervento fiscale l'idea da un lato di intervenire, semplificare, riorganizzare, ma di farlo nel segno della progressività, è il contrario di quello che era annunciato, è una discontinuità molto importante. E poi, per chiudere, farla breve, serve la discontinuità rispetto a quello che c'è stato prima di questo governo. Io penso che bisogna tornare ad allargare i diritti a chi sono stati ristretti in questi anni, che bisogna immaginarne di nuovi e che bisogna anche provare a guardare al futuro. Io penso, per esempio, che in materia di lavoro c'è una grande questione che riguarda il nostro tempo, quello che viviamo in questa parte del mondo, che è la questione del tempo di lavoro. Aumenta l'automazione, l'innovazione tecnologica, poche persone rischiano di lavorare sempre di più e troppe persone rischiano di essere esclusi dal processo produttivo. Si può e si deve intervenire per aiutare chi non ce la fa, penso al reddito, a strumenti di questo tipo, poi vediamoli nella loro applicazione, ma io penso che bisogna anche tornare a pensare a quella che è stata, per la verità,
uno dei motori della storia, in particolare dalla parte del lavoro, no? L'idea che via via, quando la scienza e la tecnologia aumentano le loro capacità, si può lavorare meno, in maggior sicurezza, e far lavorare più persone. Io credo che è arrivato il momento di ricominciare a discutere anche di questo. Tra l'altro, quando parliamo di tempo di lavoro, sappiamo che è una battaglia storica del movimento operaio da sempre, dall'Ottocento, la conquista delle 8 ore, le 40 ore, i contratti del 68-69, il weekend inglese, come si diceva all'epoca. Però non ti pare che anche la nozione dell'ora lavorata che ha segnato la nostra cultura, sicuramente quella della mia generazione, ormai sia un po' superata? Perché, come dici tu, giustamente, più che pagare l'ora di prestazione, ormai si paga il risultato, il prodotto, quindi ci vuole da questo punto di vista una forte innovazione, ad esempio rendere compatibile la vita della persona con l'attività, dallo smart working alla capacità di avere delle forme flessibili, ma regolate, non deregolate. Non c'è dubbio, c'è, come anche qui tu mi insegni, ancora una vasta area di lavoro e di lavoratori e lavoratrici a cui un intervento anche sul tempo di lavoro, non tanto l'ora, l'orario settimanale, il tempo di lavoro nell'arco di una vita, perché questo ha a che fare col nodo delle pensioni, ha a che fare con molti aspetti anche del lavoro che cambia, su cui un intervento di quel tipo avrebbe, io credo, un'utilità. Poi naturalmente ci sono molti altri aspetti, c'è un grande tema oggi che riguarda per esempio il diritto alla disconnessione, si chiama così, no? Cioè, esatto. chi fa lavori online, e sono tanti, rischiano di essere sottoposti a una condizione di schiavitù molto particolare, quella per cui non puoi mai staccarti e dunque in ogni momento della tua vita sei sottoposto al comando di un'impresa il cui volto magari è del tutto sconosciuto. Vale per chi fa i lavori online, vale per i rider che sono sempre reperibili e via così. Dunque ci sono tante materie su cui occorre intervenire per ridare al lavoro, questo è il punto, dignità, rispetto, regole e dunque anche la possibilità di riconquistare il ruolo sociale che merita. Sì, più che di orari di lavoro forse bisognerebbe tornare a parlare di banca delle ore. Ecco. Un nastro annuale di orario da prestare col massimo di flessibilità e di reciproca convenienza fra datore di lavoro e lavoratore. Venendo sempre alla discontinuità e al merito, tu a marzo, se non sbaglio, del 2018 hai presentato una proposta di legge che riscrive l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Sai che è un argomento per me molto caro, molto sentito, le mie battaglie, diciamo, contro un'interpretazione, una scrittura del Job Act eccessivamente schiacciata sulla convenienza dell'impresa, l'ho condotta con risultati, come si dice, non eccellenti sotto il profilo dell'impianto di quella legge, ma sicuramente attenuando anche alcune esasperazioni. Poi ci sono attualmente la sentenza della Corte Costituzionale a proposito del comma 1 articolo 3, laddove si lega il risarcimento in caso di un licenziamento illegittimo all'anzianità della persona, si dice, ma scusate, non ha nessun senso, siamo oltre. C'è una richiesta di esame presso la Corte Europea per quanto riguarda la materia dei licenziamenti collettivi. Ma veniamo alla tua proposta di legge, la proposta di legge 277 del 23 marzo 2018, sì. Fratoianni, Bersani, Boldrini, eccetera. Cosa c'è lì dentro? È una delle proposte di legge che noi abbiamo presentato all'indomani delle elezioni, sono una sorta di leggi che raccontano un punto di vista. C'è un'idea fondamentale, io penso che l'articolo 18, lo dico così, parto da qui per spiegarlo, rispetto a chi ci diceva allora bisogna toglierlo perché qualcuno diceva addirittura bisogna semplificare il licenziamento, qualcun altro diceva che questo renderà il lavoro più dinamico, obiettavano a chi come noi, insomma, faceva una battaglia magari con articolazioni diverse contro quell'impianto culturale che in fondo, ma sono poche le cause, in pochi lo usano, ma la verità è che tutto questo avveniva perché c'era. Perché l'articolo 18 aveva un valore straordinario che andava ben al di là della vicenda singola
e aveva a che fare con un nodo di fondo: l'idea che la libertà fosse concessa non solo fuori dalla fabbrica, ma anche dentro la fabbrica, il luogo di lavoro, adesso chiamiamolo come vogliamo. Dunque, reintrodurre questo principio, cioè rifiutare l'idea che i diritti delle persone possano essere monetizzati o ridotti esclusivamente a un elemento di monetizzazione, è la ragione per cui io con gli altri deputati e le deputate, questa appunto è una legge firmata da tutto il gruppo parlamentare della Camera, Liberi Uguali, abbiamo presentato questa proposta di legge. Io continuo a pensare che peraltro gli esiti di quella legge, di quella norma, confermano, e cioè che intervenire, pensare di estendere i diritti togliendone altri a qualcuno, sia una visione appunto per nulla moderna, un po' vecchia dell'intervento sul lavoro. Ancora una volta si interviene sulla offerta senza rendersi conto che il punto più rilevante forse ha a che fare col problema che riguarda la domanda, perché se non si interviene su quello, altro che maggiore occupazione. Ma in sostanza la vostra proposta, la tua proposta prevede di tornare all'articolo 18 del 1970, è una nuova proposta più sfumata, interviene su determinati casi di licenziamento illegittimo, particolarmente diciamo non conformi ad un equilibrio fra la ragione del lavoro e dell'impresa? Cioè, che cosa proponete in sostanza? La reintegra, immagino. Ma certo, proponiamo la reintegra, innanzitutto perché qui è il punto, il diritto alla reintegra. Esattamente questo il nodo dell'intervento rispetto a quello che il Jobs Act ha decostruito. Il Jobs Act ha cancellato la reintegra e l'ha trasformata in un indennizzo. Poi abbiamo visto appunto anche le storture che questo ha provocato. Ora, si può discutere se il tema è l'intervento sulla quantità e la qualità dell'indennizzo. Io penso che sia sbagliato, so che su questo ci sono posizioni diverse. Io penso che il tema della reintegra sia quello che rende quell'articolo e quel diritto così importante e diverso da molti altri, la garanzia della libertà. Dunque, innanzitutto questo è il punto, tornare a garantire che di fronte a un licenziamento ingiusto il giudice reintegri il lavoratore nel suo posto di lavoro. Sì, come dice anche l'Europa, deve essere una norma dissuasiva. Esattamente. Cioè, il datore e questo di lavoro è il motivo per cui era falso l'argomento di chi diceva: voi difendete una norma che non usa nessuno, la usano in pochi. Certo, la usano in pochi perché in pochi sono costretti a usarla, perché c'è quella norma, e quella norma, quando c'era, dissuadeva dall'uso improprio del licenziamento illegittimo. Anche se il problema, io ho difeso l'articolo 18 per 45 anni, dalla sua nascita fin quando non è stato, diciamo così, superato, mi sono reso conto che purtroppo qual è il limite di quella difesa, che per me è stato un pilastro. Il limite sta nel fatto che l'attuale mercato del lavoro, che ha una miriade di forme di assunzione che aggirano la tutela dell'articolo 18, faceva sì che su 100 nuove assunzioni soltanto meno di 20 avessero la tutela dell'articolo 18, veniva aggirato. Però c'era un potere anche simbolico. C'era un potere simbolico, e poi io penso che anche qui abbiamo un problema che riguarda il mercato del lavoro di questo paese, la legislazione sul lavoro. Troppe sono diventate le forme contrattuali possibili e le vie con cui si accede al lavoro. Forse è arrivata l'ora di, diciamo, un lavoro un po' deciso per ridurre questa variabilità, che non vuol dire azzerarla, immaginare che sia un'unica la forma possibile con cui si realizza un contratto di lavoro, ma che ce ne siano, diciamo, svariate decine, ecco, forse questo è un po' troppo. Bene. Cambiamo argomento, abbiamo largamente discusso di mercato del lavoro, di tutele. Adesso nel programma c'è la previsione del taglio dei parlamentari. Tu come la vedi? Come dice anche il Partito Democratico, va bene, ma bisogna anche riformare il modello elettorale, torniamo al proporzionale. Che cosa facciamo? Qual è il vostro punto di vista? Io ho sempre pensato che l'intervento sul numero dei parlamentari sia il frutto di una lunga campagna di delegittimazione della politica, lo dico
per come la penso. L'Italia non ha un numero di parlamentari superiore a quello di altri paesi, anzi in alcuni casi perfino inferiore. Si sarebbe potuto intervenire forse con più efficacia sulle retribuzioni, ottenendo lo stesso risultato sul piano economico, visto che ormai la discussione sulla democrazia è spesso diventata, diciamo, una discussione che fa i conti al costo. Al costo. E io penso che questo non sia un bene. Ciò detto, lo dico in chiaro, questo è un punto del programma. C'è però una necessità. Serve un elemento di contrappeso di sistema, perché se si riduce il numero dei parlamentari, quello che accade con la legge elettorale attuale e senza correzioni sistematiche è che si produce, lo abbiamo già visto nei comuni, lo abbiamo visto nei comuni, negli enti locali, una soglia di sbarramento di fatto molto alta. Questo cancella la rappresentanza politica. Ora, io penso che questo sia un problema molto serio per la qualità della democrazia italiana. Dunque credo che sia necessario, perché possa essere votato definitivamente il taglio dei parlamentari, garantire una legge proporzionale, che peraltro è la legge che rispetta più in profondità anche qui lo spirito della Costituzione, che come è noto non scrive la legge elettorale in Costituzione, ma ne indica i principi fondamentali, cioè la sua capacità di dare rappresentanza ai cittadini e alle cittadine, ai loro orientamenti. Ora, molti dicono che questa legge elettorale è il vero core business di questo governo, perché in fondo nasce questo governo per fermare Salvini e sterilizzarne la forza di ascesa. Io non sono d'accordo, cioè io penso che la legge proporzionale sia l'unica legge che è in grado di intervenire su quella che io considero una delle patologie della democrazia italiana degli ultimi decenni, l'ubriacatura maggioritaria. Da quando il maggioritario ha fatto irruzione in modo così prepotente nella cultura istituzionale del paese, quello che è successo è più o meno questo. È aumentata la frammentazione, questa è la verità. Prima c'erano 4, 5, 6 partiti, adesso se ne contano, diciamo, si formano continuamente. Diverse mani si formano, perché è del tutto evidente che con un meccanismo che favorisce il fatto che tu con un voto in più prendi tutto nel collegio piuttosto che con sistemi, è chiaro che anche una piccolissima forza è in grado di esercitare una forza di ricatto molto potente, sia nella dinamica della coalizione che nella dinamica del collegio. Dunque, primo, maggiore frammentazione. Secondo, l'idea che una legge consenta a te o a me di vincere tutto, di prendere tutto il potere, come dice Salvini, con un voto in più, con qualche voto in più, che cosa produce? Produce che il dibattito politico si imbarbarisce, questo stimola la propaganda per la propaganda, stimola l'insulto, l'offesa, il tono più alto. Tutti sono chiamati a spararla un po' più grossa per guadagnare quel voto in più che gli consente di avere tutto il potere. Il proporzionale è invece una norma che è lungi da rendere impossibile il governo, perché come si vede il governo si forma in Parlamento, anche in questo caso, persino tra forze che hanno litigato fino al giorno prima. Il proporzionale è quella norma che consente, se ben utilizzata naturalmente, e qui c'è una discussione lunga che uno potrebbe fare sulla qualità delle classi dirigenti, ma diciamo è troppo lunga da fare, consente di recuperare una cultura del merito, del confronto, perfino della mediazione. Lo dice uno di sinistra, non dico sinistra estremista, questa parola ha poco senso, ma la mediazione tra interessi diversi che esprimono un conflitto tra loro, ma che poi sono in grado, proprio perché c'è il conflitto, di fare un passo avanti insieme, è dal mio punto di vista uno degli aspetti più importanti in una democrazia sana e che funziona. Quindi io dico sì, ma proporzionale, proporzionale puro, si ricostruisca una dialettica e anche un lessico della democrazia italiana all'altezza anche della sua storia. La posizione è molto chiara, credo che sarà oggetto di una bella battaglia, di una bella discussione parlamentare. Anch'io penso grosso modo che questa sia la strada. Veniamo ad un altro argomento, visto che tu hai rilasciato un'intervista alla stampa il 9 settembre, adesso io non so se negli occhielli è riportato esattamente quello che tu hai detto nell'intervista. Diciamo che il titolo, come si capisce, c'ha il suo tono giornalistico un po'. C'è un tono giornalistico, forzato. Infatti il titolo è: se si bloccheranno ancora i barconi, Leo è pronta a fare opposizione dura, cioè uscire dal governo. Le leggi di Salvini vanno cancellate subito, siamo al governo, ma se non si cambia atteggiamento con le ONG, tornerò a bordo delle navi. Questo l'occhiello, poi bisognerebbe leggere come sempre, il consiglio è questo, l'intervista, per vedere quello che c'è realmente scritto. Ma per farla breve, allora, che dobbiamo fare? Mi pare che nell'accordo di programma
Finalmente siamo passati dal contratto al programma. È già una bella conquista. È una bella conquista perché, come sai, sì, un contratto fra due, bandiera mia, bandiera tua. Non mi dai la mia, non ti do la tua, mi dai quello, ti do quello che abbiamo visto in 14 mesi. Diciamo. E infatti poi ci si stupisce tanto l'anomalia di questo governo, ma mi pare che l'anomalia fosse anche nel governo precedente e l'abbiamo sperimentata. Allora, programma. Nel programma c'è una revisione, lo ricordavi, anche sulla base delle indicazioni che diede a suo tempo il Presidente della Repubblica. Spiegaci, perché noi vogliamo un po' far capire a chi ci ascolta qual è la posizione dei partiti. Io penso questo. La politica del governo che abbiamo alle spalle sull'immigrazione è stata, dal mio punto di vista, una politica odiosa, culturalmente regressiva ed anche inefficace. Perché questo è il bello, anche inefficace. Perché quando tu tieni una nave per 2 o 3 settimane al largo delle coste di Lampedusa, impedendogli di entrare e additandola come il centro di tutti i mali, di tutti i pericoli, e contemporaneamente arrivano su quella stessa isola decine e decine di piccole e medie imbarcazioni che fanno sbarcare un numero di migranti che è il doppio, il triplo, il quadruplo di quelli che sono presenti sulla nave che è tenuto fuori dalle coste per oltre 2 o 3 settimane, dimostri che la tua politica è odiosa, inumana, ma è anche inefficace, non funziona, che è solo propaganda, che serve solo a mostrare il muscolo, a costruire appunto senso comune. Un senso comune che si è fondato su un rovesciamento dei valori più elementari, Cesare, possiamo dirla così. Io non, insomma, credo che ci intendiamo, io sono cresciuto imparando dai libri, dalla mia famiglia, dalle persone che ho frequentato, dalla mia storia, ecco, che la solidarietà è una cosa positiva e che se uno fa solidarietà, salva la vita di qualcuno, ora, se non proprio un eroe, va almeno ringraziato. Ecco. Questi qui hanno lavorato per costruire nel senso comune questo incredibile rovesciamento. La solidarietà da cosa bella è diventata un reato terribile e i solidali sono diventati peggiori tra i crimini, non i mafiosi, no? non l'andrangheta che si compra pezzi dei consigli comunali, dell'amministrazione della sanità, no, i solidali, chi si organizza per salvare qualcuno che affoga è diventato un criminale, quindi va dileggiato, offeso, insultato, va multato, va arrestato se possibile, insomma tutto, quindi bisogna su questo cambiare tutto, l'ho detto prima il linguaggio fondamentale. Poi le norme, quei decreti vanno subito cambiati nel segno del Presidente della Repubblica che era intervenuto su che cosa? Sulle multe, sull'arresto, sulla confisca, cioè sull'asse di fondo di quei decreti. Io poi penso vadano cancellati, ma penso che è necessario da ora cambiare l'impianto. Se si affronta ogni nave che arriva con qualche migrante come un fatto in sé e si costruisce attorno a quel fatto l'idea dell'emergenza, non solo facciamo un'operazione falsa, perché diciamo la verità, non sono poche decine, poche centinaia o qualche migliaio di persone ciò che può produrre emergenza ad uno dei paesi più sviluppati del mondo, in uno dei continenti più importanti del mondo. Se si affronta così però non ne usciamo. Dunque ci vuole un'operazione di sistema che abbia 3 capisaldi, 3 semplici, si capiscono subito. Primo, chi è in mare e rischia di affogare va salvato. Io sono perché questa operazione la facciano gli stati, con le navi della Marina Militare, della Guardia Costiera, non le ONG, non ci dovrebbero andare le ONG. Chi è stato su quelle navi, lo sai, io sono stato, chi organizza quelle navi non vorrebbe stare lì, perché è pericoloso, costoso, difficile, faticoso, dovrebbero farlo altri, se non lo fanno c'è qualcuno che deve incaricarsi di una supplenza, quindi chi sta per morire va salvato, lo facciano gli stati, altrimenti qualcuno si organizza per farlo. Secondo, il principio del porto sicuro più vicino, che è norma di legge, non opinione di questo o di quello, va rispettato. E qui c'è poco da fare, c'è una questione che ha a che fare con la geografia. L'Italia, Malta, in qualche caso la Grecia, in qualche altro caso la Spagna, a seconda delle rotte, sono i paesi che naturalmente, per ragioni geografiche, hanno a disposizione i porti sicuri più vicini, perché porto sicuro non è il porto dove puoi attraccare in sicurezza sul piano della navigazione, certo, ma dove i diritti delle persone sono rispettati in pieno rispetto alle norme, alle costituzioni a cui noi tutti e tutte siamo abituati. Quindi se salvo qualcuno lo ringrazio, lo faccio sbarcare nel porto sicuro. Il terzo saldo è che l'Europa però collettivamente deve farsi carico della gestione di un grande fenomeno strutturale, complesso e pieno di contraddizioni. Dunque il tema della collocazione di questi migranti va gestito preventivamente,
Però per farlo occorre avere con l'Europa un rapporto anche conflittuale quando è necessario, magari cercando di evitare di immaginare che i tuoi principali alleati siano quei paesi di Visegrad, Orban per capirci, che quando si tratta di accogliere un migrante, di quelli salvati e magari sbarcati in Italia, chiude la porta per primo in faccia al suo amico Salvini. Serve una politica che faccia dell'Europa il centro, la responsabilità, ma che abbia anche quei due piedi. Se si fa così non avremo crisi e non avremo neanche, diciamo, la necessità di fare polemiche. Siamo arrivati al termine, quindi un sì, un no. Quindi questi decreti del precedente governo cancellati o modificati? Per me cancellati, io mi batterò per questo. La Bossi-Fini? La Bossi-Fini andava cancellata anche qui, a proposito della discontinuità antica, già da molto tempo. Va cancellata e va riscritta, perché la norma sull'immigrazione in Italia non è efficace. Dublino? Dublino va riscritto, perché non è pensabile che il paese di primo approdo, cioè quello dove sbarca la persona, sia responsabile di tutta la procedura. Anche qui o l'Europa è responsabile collettivamente oppure non c'è. Tu non pensi, io lo penso da uomo di sinistra, tu sei un uomo di sinistra, che la sinistra abbia anche commesso qualche errore, accoglienza, umanità, ma rispetto delle leggi? Sì, credo che questo abbia a che fare molto anche col modo con cui anche la sinistra ha affrontato questo tema, cioè un impianto emergenziale nel modo come ha costruito i sistemi di accoglienza. Se tu pensi che risolvi l'accoglienza con i grandi campi, con le politiche emergenzialiste, poi scopri che là dentro cresce la corruzione, che nella corruzione cresce lo sfruttamento, che con lo sfruttamento cresce l'ambiguità, la zona d'ombra e dunque anche la possibilità che si sviluppino fenomeni di illegalità. Bene, ringraziamo Nicola Frattoianni, è stato il primo ospite di questo nuovo ciclo. E grazie a te. Di questo nuovo governo, quindi sentiremo ovviamente tutte le opinioni. Quello che a noi interessa è la schiettezza con la quale tu l'hai fatto. Possiamo dire che cosa ne pensa un partito e un politico. Naturalmente, nota finale, diciamo, più leggera, hai detto sì al nuovo governo, ma mi pare che hai detto un altro sì, perché ho il dito sbagliato, perché era larga, se no la perdo, diciamo, dopo due giorni. È quindi fresco di matrimonio, quindi auguri per la politica. Grazie. Auguri per la tua vita. Grazie mille.